Ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video di Super Mario 64. Sono sempre il vostro Paoletti Giuseppe Arte Sol Galeo 93 e oggi andiamo dentro al Maze Cave, al Maze Cave, sarebbe dentro la cava. Che vedete questo liquido fluido. Ok, è quello. Là dentro dobbiamo andare. Nello scorso episodio siamo stati dentro la lava e faceva un caldo bestiale. Ma mo un po' ci raffreddiamo. Andiamo dentro la cava e là incontreremo qualcuno. Tanto bello. Sì, se vi piacciono i dinosauri. E beh, sì, per forza, andiamo a vedere proprio loro. Ok, come sempre, tantissimi pollici in su per il prossimo video. E noi adesso entriamo dentro la cava. Che bel liquido verde! E qua, dopo tutto, qua soprattutto sblocchiamo il cappello di metallo. Lo dico già da subito. Uccidiamo ste ragni. Sì. Allora, il primo nuotare col dinosauro, quindi nuotiamo con la Swim Beast the Cavern. Allora, qua è complicato perché ci si perde anche la vita. Oddio. Per sbloccare il cappello poi, ecco, laggiù c'è una stella, ma quella stella la prendiamo. La prendiamo con calma. Raga, non so se si vede. Si è nascosto. Eccolo! E beh, raga, il dinosauro Dorri! E beh, sì, non dobbiamo nuotare sotto la panza sua. Mario, mi salire in superficie per cortesia. Grazie. Allora, il dinosauro gli posso dare una bella culata perché ci deve portare qui sopra. Come l'ho detto. E comunque quello sarebbe. Lo scopo fatto sarebbe quello. E lo so, piccolo, ma ci serve. Ok. In quella porta sbloccheremo il cappello di metallo. Anzi, cosa cos'è? Lo facciamo subito. Sì, ci andiamo a fare subito, anche se qui dice le vetro di 8 monete rosse. Le facciamo con cambio, perché dobbiamo sbloccare il cappello di metallo, non ci mettiamo nulla. No, fatti i cavoli tuoi che è meglio. Oddio, raga, la stavo a rischiare. Mamma mia. Ok. Comunque, sempre per arrivare dentro a quella porta ci serve sempre il nostro dinosauro Dorri. Aia, che craniata. In realtà poi il coso dell'acqua ci fa recuperare viti. Vedete quanto è facile? Dorri, vieni qua che mi servi. Ah, l'ho chiamato e è venuto. Ok, piccolo, adesso ma noi dobbiamo andare qua giù. Dai. Ok, dai raga, sblocchiamocela subito eccolo qui, il cappello di metallo. Eccolo, mamma che figata. Ah, anche qui prendiamo una stella segreta. Finisce.
Io che vi dico una cosa, il cappello di metallo ci protegge contro la corrente. One Secret Stars. E infatti. Oddio, abbiamo sbloccato dietro la porta soprattutto, la stella soprattutto. Ah, beh. Direi. Ok, raga. Le 8 monete rosse. Ok, raga. Aia, che craniata, lo sapevo. Ok, tra l'altro ci serve un trucchetto. Ma prendere le matite rosse qua sarà anche abbastanza divertente. Scusi Mario, dove sta andando lei? Ok. Vai! Bellissimo, bravo! Ok, le prime due le abbiamo prese. Ce l'avevo sempre con tanta fortuna. La fortuna ormai ci assiste. Ecco qua, prendiamo il nostro. Questo è il primo elevatore che dobbiamo prendere, e poi il secondo si trova sotto. Cazzo, tutta la scatola. Bam, bam, vai. Grazie. Una nota questa sotto. Adesso ci arriviamo con calma, ci arriviamo. Scusa, Rachel, la devo schiacciare come una mozzarella, grazie. Grazie. Allora, vediamo un primo trucchetto, lo faccio, ve lo facevo qui. Sì, ok, se magari mi prendi un po' la parte piatta per arrivarci. Ok. No, potevamo battere l'occhio. Dai. Deficienti, non me lo so battere, allora no, gli facciamo trovare una bella sorpresa. Raga, qua l'episodio, secondo me questo episodio si farà abbastanza lunghino. Eh sì, non mi puoi morire così, dai. Niente. Guarda, la butto anche lì, guarda. Mentre raga, questa cosa mi ci vuole arrivare, allora mo, quindi esattamente nell'elevatore, va. Eccolo qui. E niente, guarda, socchi. È incredibile, mannaggia tutte le mozzarelle. Mamma, sei un triggerato, figlio mio. Dai,
Niente, oggi gli episodi stanno andando un po' troppo qua per colpa di queste. Dai, per colpa di questi elevatori. Niente, dimmi. Niente. Ok. Dove stai andando? Dove vai? Mamma mia, raga. Beh, sta bella botta di fisarmonica da becchi. Ok, raga. Ci siamo. Quando sto registrando. Vabbè, dai. Scusi. Metalhead, Mario can move. Forse ho capito quello. Ora che abbiamo da sotto le cose tossiche. Raga, questo è pericolosissimo. Qua la cosa è pericolosa. Ci siamo! No, non qui. Non era qui, Mario. Fate i cavoli vostri che è 2000 volte meglio. Oh, negative toxic maze, lo aspetta, raga. Hanno capito qual era. Che pirla, ho fatto un'altra cosa. Vabbè, comunque quella della sera l'abbiamo anticipata. Per farlo dobbiamo andare qua giù. Dobbiamo ritornare dal dinosauro. Che però non dobbiamo prendere il dinosauro stavolta. Dobbiamo andare. Poi là sopra c'è una bella sorpresa. Veloce, veloce! Dai, Mario! Essere questo. Non è che non è il mondo. Ok, abbiamo anticipato anche le altre.
Ah no, aspetta, ho sbagliato, secondo me non so dove andare, aspettate un attimo, scusate, vabbè, poi posso, vedendo comunque, c'è bomba, c'è bevi, c'è i miei posti, quindi metto, non ce la vediamo perché, ah no, questa stella devo fargli scoprire, è una stella abbastanza particolare, no? Dai, te possono, dai. Ok. Ma chi ha detto che poi non devi aprire la porta? Non devi. A posto. Ora è qui. Yes, forse credo che era questa. Una mezza specie. No, watching Rolling Rocks. Vabbè, dai. Non ci lamentiamo. Sì, forse mi andate soprattutto, raga. Mo' mi spiego cosa dobbiamo fare. Ok, non devo andare a fare grande, grazie. Oh, eccola. Ok, raga, qua ci vuole tanta concentrazione. Il punto di presa del salto non dovete mai lasciarlo, perché se lo lasciate cadete di brutto. Di emergenza ci andiamo a fare un'altra cosa, sì, ok, ci andiamo a fare un'altra cosa, ok, scusa, ci andiamo a farci le 100 monete, ne prendiamo una a caso, facciamo sempre come punto base questi ragnacci. Ah, ogni volta che li ammazzo li sbucano, beh, chiamano il lanciafiamme, tutti i lanciafiamme devo chiamare, tutti, da primo all'ultimo. Tamma, qua sotto è un bozzo di sbuca, e qua, grazie, che tu sei schiacciato come un angurio. Ti sei fatto un bel cazzotto, appunto, a posto. Mo' l'occhio di prima si può di battere, mo' oh, ma te che è sto? Tu guarda questo come si diverte. E mo' da sobbato ti è. Beh. Ah, grazie. Più copri di energia. Mettiamo, ma ancora, ma raga, qua. A questo, mo'. Sotto il ghiaccio del cavolo.
Niente. So che non ne vuole sapere. Allora, aspetta, mi faccio una bella casuccia. Dovendo che mi recuperare un po' di viti. Se no, un po' di energia, se no. So qui ci arriva il malore. Olè! Grazie! Che mobile ti faccio fare un robot, raga. Spero di riuscire tutti. Dai, che va a fare una bella cosuccia. Devo uscirci da su qua, mo. Su questa lancia. Sono attivare il coraggio il paccone. Che una volta ci sono riuscito con qua. Nudge. Sono sbagliato. Grande, grazie. Allora, lei ci faccio un bel favore. Ok. Pronti per una bella rincorsa, raga, direi di sì. Ok. Ma perché mi premi? Ah, io. Allora, aspetta, faccio una bella cosa. Con quello lo facciamo con perché dobbiamo farci 100 monete, raga. Anche qui. No, qui non finiamo neanche per mezzanotte. Appunto. Se quello che mi colpisce, forse lo posso triggerare. Ok, qua. Ho triggerato l'occhio e vaffanguore. Beh, mo ci siamo riusciti. Ancora veramente. Olè. Grande. Ok, allora. Di qua, mettiti pronto. Pacotto. L'abbiamo preso. Bellissimissimo. Allora, ci siamo riusciti, raga. Ok. Anche nella zona tossica, perché sono qui a 100 monete, non ce le facciamo manco far 70 anni. Tranquilli piccioni. Appunto per questa cosa. Non scrivo così. No! Dannazione! Sti cosi maledetti. Oh, mi levi? Ti levi la gallina. Miuhu! Caso che trovo un altro punto di uscita. Faccio il punto di uscita, se no. Raga. Non mi ha fatto prendere quelle monete azzurre. Porca miseria. Che riprendere le monete che riusciamo. Vediamo se riusciamo a prendere le monete che ci riusciamo a prendere. No, aspetta, mi scusi, aspetta, dimenticavo le monete dell'elevatore. Dimenticavo quelle, ma. Oddio mio, va bene. Dai, che non mi si dai, a posto. Oh, mamma mia. Arrivi va. Sali quel palo! Ecco quello che tu devi prendere. Grazie. Grazie.
ok, vai, vai. Perfettissimo. Yolo, ci sta. Comunque, io trovavo sempre qualche cosa della marca Yolo. Non la maglia di Fabige, c'era un'altra cosa, quando ero piccolo, che si chiamava Yolo. O Yolo, boh, non mi accorgo, vabbè. Ma perché, poi non so perché mi ricordo questa cosa. Vabbè. Ah, buon Dio, vabbè, dai. Grazie. Bello! Oh, senza perdere vita siamo atterrati su quella bella piattaforma, perfettissimo. Vai. Prendiamoci quella. Ok. Saltaci sopra, perfetto. Bam! E davanti c'è la stellina. Grazie. Bel suono a fisarmonica, grazie anche lei. Non doveva disturbarsi così tanto, vabbè, ok. Mamma mia ragazzi, il modo per trovare un modo per fare. Devo trovare un modo per fare quelle 100 monete, raga. Dopo il triggeramento di mo. Accidenti. Oddio, tutte le monete nel fosso, mamma mia. Ma questa è una disperazione. Mo' cretino. Ma che fate, si è ammattito? Cosa ammattite in queste? Non so se mi spiega. Con noi abbiamo la vita. Oh, raga, le viti qua cerco di scappare. Sì, vai, eh. Devo prendere le monete che stanno là sopra. Il dinosauro mi serve un secondo. Non ce la faccio andare a fare 100 monete. Perché quel cacchio di coso tossico mi ha... Non me la fate neanche prendere. Te prossimo, guarda. Vabbè, non ce la farò con calma un'altra parte, ma con più calma. Ci ho provato almeno, perché quella parte di rifiuto tossico mi ha fatto prendere quelle monete azzurre, che se le prendevo arrivavo di brutto. Vabbè. Comunque l'abbiamo finito. Vabbè ragazzi. Nel prossimo episodio vi aspetto direttamente. Voi dite, ma è un gioco o una semplice parte di muro? Sembra una specie parte di muro, ma in realtà è fluida. Vabbè ragazzi, vi aspetto qua accanto al muro, in questa parte del muro. Come sempre, se il video vi è piaciuto lasciate tantissimi mi piace, seguitemi sotto alle pagine, ai link Instagram e Facebook. E come sempre, da vostro Giuseppe Paolo e Tiago Solgale, è tutto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi e mi raccomando, sempre divertitevi.